il nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nella messa di oggi il Signore per bocca di San Giacomo ci mette in guardia contro i mali che vengono dalla lingua e ci esorta a tenere a freno la lingua, perché come il timone di una nave, perché dirige tutta la nostra vita, per cui dice che chi sa frenare la lingua è uomo perfetto. E poi parla di tutti i mali che può produrre la lingua ed esorta a tenerla a freno, a dirigerla bene, perché dalla lingua può procedere il bene e il male per noi e per quelli che stanno attorno a noi. È come una piccola fiamma, un cerino che buttato in una foresta può incendiare tutta la foresta. Con la lingua benediciamo il Signore, facciamo tanto bene, portando la parola di Dio, possiamo salvare, con la lingua possiamo condannare e rovinare. Ecco perché chiediamo questa mattina al Signore di mettere un morso alla nostra bocca, di frenare la lingua e di aprire la nostra lingua a lodare Dio, a benedirlo per tutte le meraviglie che ha compiuto, per tutto il bene che ci ha dato, di aprire la lingua e la bocca per proclamare la parola del Signore che può salvare tante anime, ma di frenare la lingua quando questo dovesse nuocere al prossimo, e tanto più quando dovesse questa lingua maledire Dio o maledire gli altri che sono fatti d'immagine di Dio. O Signore Dio Onnipotente, noi ti preghiamo di frenare la nostra lingua. Tu ci hai data la parola, questo grande dono dato soltanto all'uomo, perché gli angeli non parlano, perché le bestie non parlano, è prerogativa dell'uomo. Tu ci hai data la parola perché facesse eco la parola eterna e perché attraverso la parola venisse manifestata la verità, la bontà, tutto ciò che è bene. Signore, ti chiediamo questa mattina, tu che ci hai data la parola, fa che la nostra bocca si apra alla parola di sapienza e di saggezza e si chiuda a qualsiasi parola insussa. Perché, come tu hai detto, di ogni parola inutile dobbiamo chiedere conto a te. Signore, scendi qui in mezzo a noi, parola eterna. Scendi dentro di noi e dacci la tua parola, perché con la tua parola noi possiamo annunziare al mondo che tu sei il Signore e possiamo governare noi stessi, dirigere noi stessi nella via della pace. Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Signore, degnati di benedire questo sale. Tu ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dall'insidia del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Su di voi verserò dell'acqua pura e sarete mondi da ogni vostra colpa e vi darò un cuore nuovo e un labbro nuovo, dice il Signore.
Gesù, 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 benediciamo con la nostra bocca Gesù. Usiamo la nostra lingua per lodare Dio. Lodate popolo tutto il Signore. Benedite il suo nome ora e sempre. Ecco, lodiamo il Signore. Con la nostra bocca, usiamo bene la nostra bocca in questo momento. Lodiamo Dio. Egli ha purificato le nostre labbra. Ha purificato, se noi ci crediamo, la nostra bocca. E allora si apre la bocca la lode di Dio. Gridiamo quel nome grande che era nel cuore del Padre e il Padre ha rivelato agli uomini e in cui è la nostra salvezza. Gesù, Gesù, Gesù. Gesù. Questo è il nome dato dal Padre, chiamato dal Padre fin dall'inizio e rivelato dall'angelo a Maria e a Giuseppe. È questo nome che risuoni nella nostra bocca, perché il nome di Gesù purifica la nostra bocca e la nostra lingua, santifica tutto l'essere nostro. Gridiamo allora sempre in canto Gesù, Gesù, Gesù. Lodate i popoli tutti il Signore, lodatelo e annunziate sempre il suo nome. Lodatelo con gli astri del cielo,
lodatole con le bestie della terra, lodatole con i fiori, lodatole con tutti i cuori degli uomini. Lodate il Signore, lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Finché avete voce nel petto, lodate il Signore. Yamarinanna yoriera nuyaro yorina. Nigiriana marendia nerviari, sciuriti monti a mon. La mia benedizione su di voi, perché beato il popolo che lode il suo Signore. Lodatemi nel cielo e nella terra, lodatemi cittadini del cielo, cittadini del mondo. Io sono il Signore Dio vostro. Yamaniniana malayena yu, shumina lonianiniana yoriena ma. Fate cantare le pietre, fate cantare i bambini e gli embrioni che sono nei vostri seni. Fateli cantare a me, perché dagli embrioni, dai bimbi e dalle pietre io traggo la mia lode. Io maruna migliore mia nuiono. Ya mirana ya liena io la scera tu. Shunk mana shantata tristere in colora nu. Lodate il Signore, cantate il Signore, lodate, benedite il Signore, purificate la vostra lingua, lodando Dio. Voi che avete la lingua sporca, purificatevi con la mia lode. Lavatevi, lavatevi la bocca, lavatevi la lingua, cantando il mio nome. Io sono il vostro Dio, io mi darei a inannullare. Voi che maledite il vostro fratello, tu che benedici il Signore, non benedire più coloro che ti fanno del male, ma benedici coloro che ti fanno lodare Dio. Non invocare il nome del mio nemico, non invocare le potenze straniere, ma invochi il nome del Signore. Benedici i tuoi fratelli che lodano lo stesso Dio, aiutali a benedire Dio, perché questa è la mia volontà, e io ari anima scena t'asciurà. Inikasha, inikasha, ikinia, irisma, aia. Lodate, lodate il Signore, ora e sempre. O Padre che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire sorgenti dell'acqua viva. O Cristo che rinnovi la giovinezza della Chiesa nella vacua dell'acqua con la parola della vita. O Spirito che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova. O Dio che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore nel giorno memoriale della resurrezione, benedici il tuo popolo e ravviva in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo della santa, del santo battesimo, per Cristo nostro Signore. Preghiamo. O Dio Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e per intercessione di Maria, Madre Immacolata del tuo figlio, fa che risorgiamo dal peccato alla vita nuova per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e viva regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, non fatevi maestri in molti, sapendo che noi riceveremo un giudizio più severo, poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Quando mettiamo il morso in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e vengano spinte da 20 gagliardi, sono guidate da un piccolissimo timone, dovunque vuole chi le manovra. Così, anche la lingua è un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose. Vedete un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare? Anche la lingua è un fuoco, è il mondo della iniquità. Vive inserita nelle nostre membra e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita, traendo la sua fiamma dalla Geenna. Infatti, ogni sorta di bestie e di uccelli, di rettili e di esseri marini, sono domati e sono stati domati dalla razza umana. Ma la lingua, nessun uomo la può domare. È un male ribelle, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore Padre nostro, e con essa malediciamo gli uomini, fatti a somiglianza di Dio. È dalla stessa bocca che esce la benedizione e la maledizione. Non deve essere così, fratelli miei. Parola di Dio. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime come nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè, che discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui, facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Non sapevano infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra, e uscì una voce dalla nube: questi è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. E subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù che era con loro. Mentre scendevano dal monte, udirono loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. E lo interrogarono: perché i scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispose loro: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, ma come sta scritto del figlio dell'uomo,
che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Orbene, io vi dico che Elia è già venuto, ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. Racconto della trasfigurazione secondo il Vangelo di Marco è un fatto centrale nella vita di Gesù, raccontato da Matteo e da Luca e ricordato dall'Apostolo Pietro nella sua lettera. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli sul Tabor, che si erge proprio sulla riva del lago di Genezaret. È bello contemplare quel mare azzurro proprio dalla sommità del Tabor, un luogo incantevole. Gesù è in viaggio verso Gerusalemme. Durante il viaggio ha parlato con i suoi discepoli. Ha detto che è necessario che il figlio dell'uomo vada a Gerusalemme. Là lo prenderanno, lo crocifiggeranno, lo metteranno a morte. I discepoli non comprendono, non vogliono comprendere questo discorso. Gesù lascia gli altri discepoli a valle e con Pietro, Giacomo e Giovanni sale sul monte. Là sulla montagna si trasfigura davanti ai loro occhi, incantati. Un fulgore più grande di quello del sole avvolge Gesù. Accanto a Gesù due personaggi, Mosè ed Elia, i rappresentanti della legge e dei profeti. Essi parlano con Gesù. Gli apostoli non comprendono il discorso che tengono Gesù, Elia e Mosè. Ma il discorso verge sulla passione e morte di Gesù, sulla necessità che il Cristo muoia per redimere il mondo. Ma è un discorso difficile ad entrare nella mente dei discepoli. Ma ecco, ad un momento, la voce del Padre che si fa sentire e scuote tutti. Questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. E il Padre del Cielo che ha dito a Gesù, parola eterna che è scesa nel tempo, colui che porta la verità in mezzo agli uomini, colui che solo può rivelare Dio, colui soltanto che con autorità può parlare agli uomini, fatta di immagini di Dio, e può invitarli a camminare nella via della salvezza che è lui stesso. È interessante questa parola del Padre, ascoltate Gesù. Lui solo è la verità,
Lui solo conosce la verità. Lui solo porta la verità in mezzo agli uomini. Se volete essere nella verità, ascoltate Lui. Gli apostoli pensano a se stessi. Sono incantati da quella visione. Pietro, inebriato, dice al Signore: com'è bello stare qui. Com'è bello. Facciamo tre tende. Una per te, una per Elia, una per Mosè, e noi ce ne saremo qui, come in cielo, beati, a vedersi ed ascoltarti. Ma ad un tratto una nube avvolge tutti e tutto si dilegua. Si ritrovano gli apostoli con Gesù nelle vesti usuali. Si stropicciano gli occhi gli apostoli, come sia avvenuto. E Gesù dice: discendiamo adesso a valle e proseguiamo il cammino, però non dite a nessuno quello che avete visto fino a quando il figlio dell'uomo non sarà risuscitato dai morti. E gli apostoli scendono con Gesù, gioia nel cuore, mestizia nel cuore insieme. Si domandano tra di loro: che significa risuscitare dei morti? Perché questo silenzio che noi dobbiamo tenere su questo avvenimento? E che cosa significa questo risuscitare dei morti? Si congiungono con gli altri apostoli e Gesù riprende il cammino e continua il discorso. Qual è il discorso? Gesù, prima di salire sul monte, lungo la strada, tiene il discorso sulla sua passione e morte. Là, sulla montagna, i due grandi intercessori e i due grandi parlatori del Vecchio Testamento, Mosè ed Elia, parlano con Gesù della necessità della sua morte. Gesù scende e riprende il discorso sulla sua passione e morte e si avvia verso Gerusalemme, dove salirà il Calvario, sarà messa a morte per la redenzione dell'uomo. È interessante questo discorso di Gesù, perché il Padre si dice: ascoltatelo, ascoltatelo. E il discorso della passione e morte del Signore è il mistero pasquale che si para davanti ai nostri occhi. E nel mistero pasquale c'è il mistero della nostra vita,